Ieri Tizio, che stava su Discord con me in canale ieri notte, un po' ha già spizzato. Stavo provando questo mazzo. Questo mazzo è un tumore a pedali. Si basa principalmente su questa carta, Iron Thorn EX. Cosa fa Iron Thorn EX? Iron Thorn EX dice: finché questo Pokémon è in posizione attiva, tutti i Pokémon con una rule box, cioè EX, V Astro, V Max, Radiant, quello che vuoi, non hanno abilità, ad eccezione dei Pokémon tempo futuro. Ormai si gioca monocopia, perché in questo modo sei sicuro di avere sempre solo lui e di non permettere all'avversario di switcharti out su qualcos'altro e rompere il lock, sostanzialmente. Ma è un bel mazzo, che poi devi essere abbastanza intelligente per giocarlo, perché ogni carta che devi utilizzare lo devi utilizzare in maniera corretta, cioè c'hai delle risorse anche tu limitate, devi decidere bene, in modo corretto, quale risorse togliere a lui. Ah, Natu. Non ho idea di che cazzo faccia Natu. Buono. Allora, qua direi che Judge via, doppia energia, diamo un'occhiata al mazzo. Un Iron Thorn nei premi, Penny ne abbiamo tutte e due. Ok, le energie doppie stanno tutte nel mazzo. Via. Ah, il Brodero gioca Dripi. Che ti dirò? Se mi dà un'energia doppia, e Sdrongo. Sato, per te non è un problema, visto che è senza abilità. Sì, assolutamente. Il problema è che comunque sia Dragapult è una bella rottura di cazzo di mazzo, eh. Allora, qua metti energia doppia, poche gear, Giovanni's Charisma non è male per dopo. Prendi un'energia e una carta stadio. Vai. Un boss, eh. E lui manda avanti i Dripi. Wow, com'era questo? Guarda le prime due carte. Una la mette mi interessa ben poco. Qua direi che un boss order su questo non glielo toglie nessuno. Abbiamo pure tolto un'energia. Allora, qua la cosa fondamentale è fare in modo che lui non riesca a giocare. Chiaramente. Mo, io ho un Draclock che gli ho tolto, per cui siamo messi, tra virgolette, bene. Ok. Si prende doppia energia. Ah, fa macchina evolutiva. Lui qua così si permette di andare a pescare come, non te lo posso dire, te lo dico dopo la stream. Allora, qua un bel boss è goloso anche, eh. Vedi? Io questo volevo. Allora lui mette avanti Draclock, immagino per il semplice fatto che evolverà, credo io. Se no non avrebbe un fottuto senso.
emette energia fuoco ed evolve. Cioè, per farmi 70 danni? E ne mette un altro dietro. No, neanche. Allora, martello croce, ma non è un problema. Gli facciamo 160 danni. Spostiamo energia dietro. Vedi? Abbiamo perso il lancio della moneta, chiaramente. Sì, sì, no, sti cazzi. Cioè, questo gioca a Finizen, non so manco che cazzo fa. Dici che questo Brodero mi rompe il buco del culo. Allora, io mi ricordo quasi per certo che lui attacchi con due energie, se non ricordo male. Cioè, con due energie, scusami, con una energia. Il punto del discorso è che a me mi pare che la sua evoluzione, per potersi evolvere, ha bisogno di un'abilità. Ah, quando questo Pokémon si muove dallo spot attivo alla panchina, Sneasel V. Your opponent Pokémon is now... A lei fa 2,50. Lui fa 2,50. Ah, e passa lui. Ma perché non sta pescando energie? Non capisco. Qual è il suo problema? Ottima lei. Praticamente lei, guardo la mano del mio avversario e scarto fino a due item X. Sì, sì, due item X, mo perché me ho letto Palafin X. Due item a mia scelta. Ah, lui mi ha tolto la stadio, vabbè. E si è tolto il counter catcher. Super Road, si rimette due energie. Pesca due di Bibaren. Io ripeto, io non ho capito perché lui non mi stia attaccando. Buddy Buddy Puffin. Metterà un altro Palafin. No, a vuoto. Mette un altro Palafin. Aspetta 23 turni per ucciderti di veleno. A sto punto, per forza. Allora io guarderei le carte che c'è in mano. Fenza dipinti, Palafin. Vabbè, lui c'ha una mano del cazzo.
Io ripeto, lui fa cose, ma non mi sembra molto convinto. Finché non ha energie, questo Pokémon non ha costo di tirata. Pesca uno. Ma dovrà fare qualcosa prima o poi. Scarta chiaramente quei due Pokémon perché hanno abilità che non gli servono. Mette un altro Palafin. E mette un altro di sti cosi. Boo. Questo a me mi pare un coglione. Corres, pesco 5, buono. Ecco, vedi, per esempio, in questo caso io devo fare estrema attenzione a quale carta scartare o meno, perché anche le mie risorse sono estremamente limitate. Mo, io ripeto, se il mio avversario vuole giocare mi fa piacere, ma non mi sembra intenzionato a farlo, per cui. A me guarda. Cioè, l'unica cosa che ha fatto è mi ha avvelenato con sto coglione di Sneasel. Choice Band, perché così fa 30 danni in più con Bibarel. Vabbè, dai, se manda grande emoticon, non ho capito. Questo mi dice stai idratato qua fuori e io gli faccio testa. Chiaramente impossibile per me vincere un lancio di moneta. È quasi finito il tabacco, porca troia, mi mancheranno due drummini per di puzza. Chiaramente Iron torna davanti. Ma boh, perché non ti ci metti a giocare pure tu a questo gioco che ci si sta? Ma di nuovo? Ma è lo stesso di prima? E passa. Ah, vabbè, ha perso. Martello, fammi testa. Bello. Ovvio, ma è chiaro. Se questo ha scelto Croce e comincia per primo, vabbè, ragazzi, questo è un barbaro. C'ha la moneta frufru, sì. Frufru è il Pokémon, signori di Twitch, è chiaro. Sì, questo è un Gardevoir. Che fa sto Iron Coso? Me lo spieghi? Allora, praticamente Iron Coso dice che finché questo Pokémon è in posizione attiva, tutti i Pokémon che hanno una rulebox, cioè Pokémon V, Pokémon VMAX, Pokémon X, Pokémon Radiant, e i Radiant sono tipo Greninja, Charizard, eccetera, eccetera, non hanno abilità, sostanzialmente. Quindi qual è il plan di questo coso? Semplicemente questo è un control. Per cui che cosa voglio fare io? Voglio andare a rompere la strategia del mio avversario e contestualmente, con le mie carte, fargli perdere risorse in modo tale da impedirgli sostanzialmente di farmi danno. Allora, qua si mette lui. Martello, testa per favore. Buono. Allora, io gli ho tolto energia in realtà a questo punto. Io potrei pure prendermela con calma e fare così. Energia davanti. E passo il turno. Quindi mazzo figlio di Baldracca, sì. Sostanzialmente questo è. Ah, l'ha fatta lui a Iono. Bravo, l'avrei fatto io già turno dopo. Oh, bello. Toadscruel, che comunque sia la sua abilità è disattivata, quindi Minurbol. Lilligant di Isui. Il che cosa faccia non ne ho la più pallida idea. Lilligant di Isui.
pesca fino ad avere 6 carte in mano. Immagino abbia un V-Astro sto coso. Mette energia dietro. Io metto energia davanti. Lui ha la gang del paleolitico, praticamente. Arwen, martello, per favore. Testa, per piacere. Io ci avevo in mano la doppia. Sì. E la metti energia dietro. Ora io non so perché lui in realtà sia andato a mettere energia sull'Iligant sostanzialmente. Energia dietro. Ok, quindi lui vorrà attaccare di Lilligant. In che modo però? Ha! Bello. Questa carta, guardo la mano del mio avversario, scarto fino a 2 strumenti. Energia dietro. Switch. Lost City. 140. La cosa forte poi, essendo che c'è questo continuo switch di energie, in realtà lui non gioca mai. Ok, lui va di Lilligant. In mano sappiamo avere... Ah, ha trovato la Minor Ball, chiaramente. Si mette un altro Toadskull. E mi farà 130. Ah, la mette dietro l'energia e pesca fino ad avere 6. Ci sta. Ma ti dirò, io qua farei così. Farei Colress. Guardo 5 carte. Buono. Energia davanti. 140. E vado a spostare energia dietro. Vediamo lui che cosa ha intenzione di fare. Minor Ball per il nostro brother. Ogerpon. Cerca il tuo mazzo per 2 energie base. Rivelale e metti nella tua mano. Quindi mischia il tuo deck. Questo attacco infligge 20 danni per ogni energia. Ah, per ogni opponent benched Pokémon. Ok. Lui ha messo un'energia su Toadskull, ma... E pescherà fino ad avere 6, immagino. E pesca fino ad avere 6, corretto. Io qua posso fare Corres Tenacity. Mi prendo energia doppia. E faccio KO davanti. Ennesimo quit del nostro avversario. Ci facciamo, diamo l'ultima e stacchiamo. O magari finché non perdo. Stiamo qua fino a domani. Ma questo si chiama Gogo. Gogonor. Vai. Testa. Buono. Chiaramente io qua vado primo. Perché vado primo? Perché voglio per primo fare energy drop. Ora vediamo lui che cosa gioca. Oh, Regidrago. Vedi, Regidrago è interessante. È il primo Regidrago che ci troviamo contro in questo momento, eh. Allora, in questo matchup Lost City non è fondamentale, secondo me. Qua metti Iron Torn, vai. Pokestop, che pure per noi non è malvagio. Ha buttato 2 Regidrago V-Max Vistar nel cimitero, vai, buono. Poi io ve lo dico, queste 6 partite finiscono su YouTube, eh. Finché non perdiamo, facciamo un montaggio di tutti
i quit che ci hanno fatto contro. Ah, mi fa andare primo per a me. Potrebbe essere un Raging Bolt. Fosse un Raging Bolt, ti dirò. C'ha il motore Ogerbon, per cui in realtà a noi va di lusso. No, prendi Arwen e passa il turno. Minor Ball. Per andarsi a prendere Regidrago. Eh sì, Greninja Lucente, poverino, non potrà giocare. Non... Ma questo è un coglione.